Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dinamo Viola. Siamo qui esattamente dove abbiamo interrotto. Abbiamo evitato il problema che il legno è un combustibile talmente marcio che un braccetto solo non riesce a caricare abbastanza combustibile nella caldaia prima che il legno finisce. Però vi ricordo, il legno è gratis, lo facciamo semplicemente con l'acqua alimentando le serre, quindi perché non mandare almeno un po' di legno qua? Poi se ci servisse il legno nel bus, come vedete la priorità è verso destra. Appena finirebbe il legno che sta su sta cosa, entrerebbe il carbone ed è qua, ok? Quindi diciamo che non abbiamo nessun problema con il combustibile che sta lì, ragazzi. Non c'è proprio nessun rischio che finisca. Che cosa stavamo facendo? Stavamo facendo adesso il laboratorio scientifico. Come vedete è molto carino come è venuto. Abbiamo una belt che prende mischiato scienza marrone e scienza rossa. Come vedete già abbiamo automatizzato la produzione della scienza. Non c'è stato proprio nessun problema in questa partita su Crastorio. Come vedete, anche se l'uscita è con questo oggetto, cioè lo scaricatore, l'ingresso per qualche motivo si ricorda cosa succede all'uscita, ok? Quindi siccome sto a consumare praticamente solo la linea sotto, la parte qua non è stata caricata nella scatola. Allora io in realtà qui potrei subito andare a fare i nostri simpaticissimi bilanciatori uno per uno, ok? Tiè, vi ricordate questi? Li usavamo anche in fattorio normale. Qui in questo libro dei progetti di Rai, in cui ci stanno tutti i bilanciatori possibili che ti possono venire in mente, io questo qui lo metterei a questa uscita, anche se sembra strano, visto che in realtà il problema ci si crea proprio perché quel coso scarica in realtà solo utilizzando un lato. Quindi io qui vorrei mettere questo, cancelliamo tutta questa roba, tiè, fai così. Ok, tiè, come vedete adesso rientra tutta a bomba, perché tutti e due i lati di questo coso verranno consumati, ok? È giusto così in realtà. Mettiamo questa scienza extra qui, mettiamo questa scienza extra qui. La stessa cosa deve accadere di qua, quindi io dovrei mettere un bilanciatore qui, quindi qui devo fare questa cosa qua, cancello tutto questo pezzo, metto il bilanciatore qua. Ragazzi, se le cose devi fare precise, scusami, cioè, tiè, famo così, preciso. Allora, intanto stiamo andando avanti pure con i cancelli. I cancelli li mettiamo più avanti quando dovremo uscire dalla macchina, ragazzi. Però intanto sblocchiamoli, no? La prossima cosa che sbloccheremo sarà la scienza verde, che è proprio la cosa che ci serve a noi. Ma nella scienza verde da sbloccare il circuito? No, in realtà l'ho già sbloccato il circuito verde, quindi andiamo sotto a fare la fabbrica di circuiti verdi. Corri. Mamma mia, cammina sulla neve, sì. Oh, ma qua non c'ho niente, oh. Fammi fare un po' di roba, tiè. Fammo così. Fammi andare a prendere prima un po' di belt, sì. Tiè, famo così. Famo pure un po'. Che mi manca qua? L'ingranaggio di ferro, tiè, famo così. Famo 20 bilanciatori. Famo un po' così di belt. Qualcun altro di questo, qualcun altro di questo. I caricatori, famo una ventina. Tiè, perfetto. Intanto comincio a scendere. Allora, adesso dovremo fare la fabbrica dei circuiti verdi. I circuiti verdi fanno parte delle richieste della scheda logistica verde, quindi la scienza verde, in realtà. Diciamo che in Crastorio si utilizzano le schede tecnologiche invece dei pacchi scientifici. Come vedete, non è che sia molto complicato farle. Dovremo semplicemente fare la scheda tecnologica, circuito verde e l'ingranaggio. Quindi, diciamo, una volta che abbiamo questa roba sul bus, si sogna. Facciamo la ricerca il complesso per produrre. Aspetta, qui non ci stanno i pali dalla luce, quindi non capisco dove stanzi di block. Facciamo subito il complesso per produrre i circuiti verdi. Insomma, cancelliamo un po' di robaccia. Allora, circuito verde, dove sta la casetta? 16 casette, speriamo che bastino. Allora, voglio il circuito verde. Il circuito verde, quanti ne volemo fa? Non ho idea, caccola. Famone, che ne so, 6 al secondo, ok? Anzi, cerchiamo di capire quante ne farebbero. Che ne so, se io facessi 4 slot così. Faccio 2, ok? 2, quindi che dovrei fare in tutto. Famo il conto, quindi questo è 1. 15 slot in verticale per lato, quindi 30 fabbriche. 30 fabbriche per fare uno slot da 15, sì. 30 fabbriche, quindi io ne farei 10.
Ok, così poi se fosse necessario le estendo. Basta che continuerò a fare in verticale questo oggetto che abbiamo appena fatto. Quindi 10 per lato, me ne mancano altre 4 e mi sa che non c'ho. Quindi andiamo a fare le casette e mo torno subito. Allora, in realtà ho sparato un po' dei numeri a caso. In realtà ne volevo fare 10 in tutto, non 10 per lato. Però vabbè, intanto le casette le ho cominciato a fare lo stesso insieme a un po' d'altra roba che mi potrà tornare utile. Quindi faccio 5 circuiti verdi. Se poi servisse il risultato di questo complesso che cercherò di fare verticale, lo allungo. Quindi io farei 5, 10, 15 al secondo. Quindi arriverei a fare una bella gialla dei circuiti. Ok, quindi io quanti ne faccio al secondo? 2 secondi per farne uno solo. Quindi non è tantissima la produzione, potrei fare semplicemente così, così. Poi qua posso semplicemente fare questo e poi si allungherà, no? Basta che poi copio in modo opportuno per la prossima volta che devo allungare il complesso. Quindi 2, 3, 4. Ok, perfetto, perfetto. E stiamo così. Facciamo 5 circuiti. Mo' mi servono 10 cavi di rame. Allora, 10 cavi di rame. Già cominciano ad essere abbastanza, in realtà. I cavi di rame in stanno. Tiè, ecco qua. Quanti cavi di rame faccio? Ammazza o oh, ammazza o oh, ammazza o oh. Ne faccio 4 con 2 macchine. Quindi in realtà me ne serve un altro ancora. E un altro ancora. Quindi è un numero stronzo. Quindi è un numero stronzo. Ok. Poi mi serve rame per alimentare questi, il ferro e il legno. Allora, ferro e legno sono bassi, diventeranno, moltiplicando per 3 questo oggetto, 7,5 e 7,5. Ragazzi, pare fatto apposta, ok? Quindi in realtà faremo che il ferro e il legno lo mettiamo qui fuori in una belta a metà. No, 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 in realtà no. Non dovrà essere una belta a metà. No, in realtà sì, che faccio io a 15 di ferro su una linea, 15 di legno sull'altra, quando è fondo diventa 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, ok? Quindi, perfetto, qui qua fuori arriverà questo, quindi legno e quest'altro va bene. Il rame è un po' un casino, come lo possiamo risolvere questo problema? Perché poi fa schifo, fatto così fa veramente cagare, e se dovessi copiarlo e incollarlo dovrei fare una roba orribile qua sotto e non me va, sinceramente. Come si può fare? Potrei fare una fabbrica a fianco. Mentre io posso copiare in verticale questa qua, io potrei fare a fianco una fabbrica dei circuiti che poi posso semplicemente infilare anche questa. Cioè, che ne so, quando dovrò fare quello farò così. E ne metto altri 5 per fare 20 cavi di rame che mi alimentano 10 delle cose. Allora, in realtà il numero già comincia a sforare, no? Perché se questi qua fanno 10 e quindi il doppio farà 20, e un'altra volta ancora 30 diventa. Quindi in realtà sono due belte gialle dei cavi. Dovranno essere due belte gialle dei cavi. Due belte gialle, due belte gialle. Questo consuma 10. 5 com'è? 5 sarebbero 5 fabbriche. Certo, viene un po' un culo questa cosa, eh. O sai che forse non mi conviene farla così? O sai che forse non mi conviene farla così, ragazzi? Ragazzi, non mi conviene farla così. A fabbrica di circuiti verdi, avevamo un verticale. Avevamo un verticale, sì. Sono proprio matto. O sai perché sono matto? Perché vi ricordo che se tu premi Shift L, adesso questo qua rilascia una parte vicina e questo una parte lontana. Quindi penso che, come vedete, l'impostazione si può copiare e incollare. Credo. Ok, sì. Quindi queste qua te fanno entrambi un lato della belt, ok? Adesso devo caricare in qualche modo i cavi. Ma i cavi, se facciamo così, li posso fare in verticale, poi quando farò così potrò semplicemente allungare tutto il circuito qua sotto e poi un'altra volta là sotto oppure altre cose del genere, insomma, ok? O come stavo dicendo, facciamo la fabbrica del rame qua davanti, ok? Oh, ci sto a pensare, ragazzi, eh? Sto a lavorare insieme a voi, sto a farlo davanti a voi per la prima volta, che questa funzionalità del de scaricare vicino è una figata, in realtà vi potrebbe aiutare moltissimo. Quindi qua ferro legno, ferro legno.
ferro legno, ferro legno e ferro legno. Questo è 2,5 e 2,5, quindi moltiplicando per 3 ti diventa 7,5 e 7,5 e ci siamo precisi, eh. Il rame, come cazzo lo facciamo arrivare il rame? Questo mi fa 10. Questo vuole 10. Questo quanto prende? 2. Questo fa 2. Ok, quindi questo alimenta le prime due. Questo alimenta le seconde due. Ok, questo già mi comincia a piacere di più. Già mi comincia a piacere di più. Quanti ne consuma al secondo? Uno solo, quindi in realtà va benissimo il braccetto rosso. Spostiamo. E palo della luce. Spostiamo questo. Palo della luce, tiè. Quindi scaricheremo su una linea che mettiamo qua i cavi della corrente. Ok? Oh. Tiè. E ti è. Cioè i cavi da rame, no, dalla corrente. Ok, ti è, facciamo così. A un certo punto dovremmo avere due linee di rame. Però io che farò? A un certo punto questi qua, quando scaricheranno, io metto uno splitter. Con priorità d'uscita, cioè uno splitter dopo che supero le 15 cose. Metto uno splitter, priorità d'uscita a sinistra, insomma, quelle là continueranno a scaricare sempre nella stessa direzione. Ok? Mo, queste qua mi fanno 2 al secondo se non sbaglio. 2 al secondo di 2 braccetti ogni RAM, ogni cosa di RAM, finché non fai la ricerca di velocità di scarico dei braccetti. Quindi 2, 2, 2. Le ho messi così, così posso mettere i pali della luce tutti allineati bene. Ok? Mo mi serve uno di rame a botta. Ah, poi quanto rame consumo? Ah, moltiplicando per 3, 15, quindi una linea di rame precisa, ragazzi, ma pare fatto apposta, eh. Pare proprio fatto apposta, ma mi sa che hanno fatto dei proposito così. Quindi voglio qua, 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 mi mancano i braccetti. Vabbè, mentre arrivano i braccetti, insomma, continuiamo. Facciamo così. Questo va qua, questo va qua, questo va qua, ragazzi, sta venendo un complesso da paura proprio. Tiè, ecco qua. Eccolo qua, fabbrica dei circuiti verdi che funziona da, da paura proprio. Proprio funzionamento della Madonna. Questo uno scarica all'interno, uno scarica all'esterno. Quindi quando raddoppiamo, anzi triplichiamo, faremo una belt completa dei circuiti verdi senza bilanciatori, senza Madonne. Però, noi siamo precisi e il bilanciatore non si vede perché non abbiamo un radar di merda. Speriamo che ce l'abbiamo ancora nella cronologia del Ctrl V, Ctrl C. No, non ce l'abbiamo. Allora andiamo qui. Riutilizziamo il coso per potenziarlo a giallo. Tiè. Per sicurezza ce la mettiamo uguale, ok? Perché è staccato? Tanto quell'altra belt va dall'altra parte. Tiè. Eccolo qui. Qui vogliamo rame legno, quindi arrivano, fanno così, ma in realtà possono pure far subito, fanno così, rame legno, cioè scusa, ferro legno, qui invece fai così, tiè, ma che vuoi di più? Ma che vuoi di più? Ma che vuoi di più? Non lo facciamo appiccicato qua perché, come vedete, c'è sta roba a mezzo, quindi... Un primo coso dove puoi passare, in realtà, o è qua o è qua giù, tiè. Ok. Forse mi conveniva prendere la misura un attimo. Ok, qua ci deve stare cosa sotterraneo. Ammazza, ho messo preciso proprio. Ho messo preciso un culo, raga. Tiè. Ecco qua. I circuiti verdi. No! I circuiti verdi passano su sto coso di merda. Ah no, aspetta, ma questo qua fa parte del bus del rame. Lo devo mettere come mi pare a me. A patto che non passino sullo stesso percorso. Ok, qui non passano. Qui potevo pure avvicinarlo dei due in realtà. Tieni, aspetta, 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 aspetta. Ma che cazzo ti combino mo? Tieni, dai che ti combino mo, sì.
Preciso, tiè, ok, allora qui voglio legno rame, cominciamo a collegare le risorse. Mentre i precetti se fanno, i robottini andranno a fare altro, quindi. No, 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 no. Ok, tiè, aspetta, ok, tiè. Fa così. Mamma mia, sì, davanti è preciso. Sto sognando, cacco, sto sognando. È venuto un primo complesso preciso in culo, cacco. Sto sognando, mi sto commuovendo. Mi sto commuovendo. Questo fa così. Guarda qua, guarda qua, guarda come sta a venire preciso. Tiè, fa così. Qui si carica tutto. Manca solo la corrente, però la corrente, vi ricordo, è quando farmi i city block, non avremo bisogno di fare quello che devo fare mo, cioè. Cioè una linea di corrente proprio marcia fino là sopra. Vabbè, poi vediamo se si è collegata davvero. Questi sono i circuiti verdi. I circuiti verdi andranno non qui, andranno qua, qua, qua. E come al solito li mettiamo qui. Ok. Qui abbiamo bisogno del rame. Il rame lo mettiamo qui. Qui. E arriva il rame. Abbiamo finito, abbiamo finito. Dobbiamo solo aspettare che ci costruiscono queste cose. Andiamo a vedere se abbiamo tutti i materiali. E vediamo pure se si è collegato davvero il cavo della corrente. Ok, qua mancava qualche percorso sotterraneo. No, il cavo della corrente non si è collegato perché in realtà gli ha qua. Tieni, fermo così. Oh, vabbè, un giorno arriverà. Spero che c'ho tutto a parte sta roba. Devo buttare tutto sto legno. Famo qualche altra ricerca nuova. Allora, che vogliamo fare? Qui c'ho la scienza verde. Tra poco arrivo la scienza verde, quindi nessun problema. Facciamo... Beh, guarda, visto che tra poco dovremo fare dovette difensive, famo queste. Che cosa fanno queste ricerche? Perché vedo un sacco di roba in più. Danno dei proiettili, quindi tutti i proiettili che c'hai in mano tolgono di più. Caricatore, proiettili, uranio, immersite, difensori, va bene. Danno della torretta più 25, cartucce per fucili, danno della pistola, danno del fucile, danno fucile da cecchino, danno del cannone pesante. Qua invece velocità di fuoco, penso a tutto quanto, uguale. Ok, va bene, va bene. Allora facciamo le due cose militari. I braccetti ble e i braccetti filtranti. Corri, sbrigate subito. Sbrigate, right now fammele. Ok, quindi facciamo così. Vabbè, che poi in realtà, ma quando ci serviranno i braccetti blu fino a un bel po' di tempo? Allarghiamo. No, questo c'ho la scienza verde. Chimica dei fluidi, mo, insomma, vediamo se ci serve davvero. Cioè, se, sì, serve, però insomma, vediamo un attimo quando. Poi il motore. La gestione dei liquidi. Ok, e poi c'ho la scienza verde. Mi sa che ormai serve la scienza verde per tutto, tranne queste cose iniziali, che a sto punto le facciamo. Facciamo la costruzione di sta robaccia, che chissà perché dovrei farla. La costruzione della miniera, che abbiamo aggirato completamente grazie ai membri della gang che ci fanno, che ci scavano loro a mano. Andiamo a vedere come va la nostra situazione. Ah, il ferro sta arrivando piano piano, l'ho visto. Ok, tiè. Ah sì, ma guarda come si suona, guarda che bella fabbrica. Quando voglio estenderla, io faccio così, ne metto altri 5. Così e ne metto altri 10. Non è veramente impilata in verticale, però insomma, basta che te copi un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra. Oddio, se vuoi sprecare un po' del belt, uno fa proprio così. E poi allunghi da qua. Ok, però sto pezzo vuoto, ma perché dovresti farlo? Magari qua dentro ci puoi mettere niente, però insomma, che fai? Non ce lo fai? Oh, a proposito, ma che stronzo che sono. Questo è 10, quindi in realtà non va bene. Ultimo dettaglio. Tiè, Shift L. Questo pure va qua, questo va qua, questo va qua. E questo va qua, tiè. Quindi avrebbe superato 7,5 per lato. Quindi adesso... Visto che non è più 7,5 per lato, ecco qua. Un braccetto scarica vicino e l'altro scarica lontano. Sta cosa che te modifica la direzione dei braccetti è veramente figa, cacqua. Dovrebbero aggiungere il gioco base. In realtà qualche volta quelli dei Factory hanno preso delle idee dai giochi base, cioè dai mod e le hanno aggiunti. I robottini all'inizio non c'erano, ad esempio. Pensate un po', quindi i robottini sono stati presi da un mod.
Cioè, prima sono stati inventati i robottini nel mod e poi sono stati inclusi nel gioco base. Allora, ragazzi, ci siamo. Abbiamo fatto anche i circuiti verdi, quindi nel prossimo episodio nessuno ci toglie. Nessuno ci toglie, diciamo, ci impedisce di fare la fabbrica della scienza verde. La scienza verde la possiamo già cominciare a impostare qua. Vediamo che cosa fa. Ingranaggio, circuito, scheda elettronica, ragazzi. È una roba che sappiamo fare perfettamente. Io con questo vi saluto e ci vediamo nella prossima puntata. A presto!